Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Non sono in ritardo, ragazzi, ma dopo 4 anni ancora qualcuno non ha imparato quando c'è la conferenza stampa del mister. Come vedete, sono elegantino da conferenza stampa. Ovviamente questi video escono poi in ritardo rispetto all'iter normale delle 14.30, perché ovviamente sono in conferenza direttamente con mister Pioli. Il mister ha parlato, ci ha dato tante indicazioni importanti che adesso andremo a vedere. Prima di iniziare, ragazzi, volevo leggervi delle cosine. Allora, la prima riguarda la scelta della Lega Serie A. L'arbitro di Milan-Verona sarà Maresca, e non più Marchetti, come indicato praticamente nelle giornate precedenti. Confermato Marini invece al VAR. Insomma, niente, nessun tipo di considerazione nel merito. Cioè, la considerazione globale che vorrei fare con voi riguardo la partita di ieri è che domani ci sarà una rivoluzione di formazione, ci saranno tanti cambi rispetto alla partita di Champions, ci saranno tanti cambi rispetto alla partita sciagurata nel derby, tanti cambi, ragazzi. Voi sapete come la penso, ve l'ho detto tante volte, vi dico la stessa cosa che vi dissi l'anno scorso quando facevamo le partite in cui cambiavamo tantissimi titolari. È una cosa che comprendo e capisco, perché comunque, come vi dico sempre, adesso giochiamo 5 partite, ne dovevamo giocare 7 in 21 giorni, adesso ne dobbiamo giocare ancora 5, e c'è ovviamente una necessità anche semplicemente di affaticamento muscolare dei nostri giocatori. È vero che stiamo parlando comunque di giocatori di 23, 24, 25 anni, comunque stiamo parlando di giocatori giovani, ma al netto di questa considerazione evidentemente non si può giocare sempre con gli stessi. Da qua a cambiare tanti giocatori della formazione è una cosa che si può fare. Quest'anno la qualità delle nostre seconde linee, tra virgolette, è sicuramente più alta rispetto magari a considerazioni che abbiamo potuto fare negli scorsi anni, ma la mia idea riguardo al cambiare tanti titolari negli 11 titolari rimane sempre la stessa. Cioè, non è che mi rimangio tutto quello che vi ho raccontato nei mesi scorsi e negli anni scorsi. Io ho una mia idea, so che non è applicabile, ma la mia idea ve la ribadisco, ed è quella di: io parto sempre con i titolari, poi se la partita si mette bene, poi faccio i miei cambi. Questo è quello che vi ho sempre raccontato in questi anni. Quest'anno la mia considerazione rimane sempre la stessa, però capisco che quest'anno si è lavorato anche in fase di mercato per alzare quella che è la qualità, appunto, delle seconde linee di cui vi parlavo prima. Quindi può darsi che la scelta di mister Pioli vada anche nella direzione di sostituire dei titolari e mettere dei co-titolari. Adesso parliamo anche di tutto quello, di tutto questo. Post sigla che metteremo tra poco, parliamo delle condizioni di Mike, parliamo delle condizioni di Kalulu, parliamo delle parole di Vidal, perché Vidal ha deciso di parlare così. Adesso andiamo a leggere che cosa dice. Parliamo anche di un'intervista rilasciata da Ruben Rubacuori, Loftus Cheek. Leggiamo insieme le parole, anzi leggiamo per prima le parole del mister per capire bene di cosa stiamo parlando. E poi, come sempre, in chiusura andiamo a vedere quella che sarà la formazione che scenderà in campo domani. Tra l'altro ricordo tutti che sono a San Siro, quindi se volete incontrarmi scrivetemi sui social, se posso, molto molto volentieri. Basta, ragazzi, prima di andare avanti, pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai, ragazzi, che ci manca pochissimo per arrivare, abbiamo volato anche nelle ultime settimane. In questo momento siamo a 23.964 iscritti al canale, quindi manca pochissimo per arrivare a 24.000. dai, ragazzi, iscrivetevi al canale, che facciamo cifra tonda 24.000, che sapete che mi piace arrivare nelle cifre tonde prima delle partite del Milan. E poi, come sempre, ovviamente vi ricordo che nel primo commento trovate il link diretto al mio primo video che è uscito sul secondo canale. Per chi di voi non l'avesse ancora visto, andasse a vederlo. Nel primo commento c'è il link al mio primo video del secondo canale, molto interessante. Andiamo in sigla e iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla! Partiamo dalle condizioni dei nostri infortunati. Allora, Pioli ha parlato sia di Mike
che del nostro Pier Kalulu. E che cosa ha detto? Mike ha fortunatamente, come vi ho riportato anch'io nel video di ieri, ha fortunatamente solo un affaticamento, ma vediamo quando potrà ritornare. Va seguito giorno per giorno, ma secondo il mister non sarà un infortunio lungo. Ragazzi, visto quello che abbiamo passato in passato, spero concordiate con me che Mike va messo in campo solo ed esclusivamente quando sarà al 100%. Io l'idea di rischiarmi Mike, per quanto io abbia fiducia in Sportiello, io l'idea di rischiarmi Mike in una partita in casa alle 15 di domani contro il Verona e poi magari rischiare di perderlo fino poi alla prossima pausa nazionali, anche no. Anche no, raga, non so voi come la pensate, scrivetemelo qua sotto. Anche no. Giochiamo con Sportiello, il nostro gioco, come ha raccontato Mister Pioli prima, non cambia di tanto, cioè anche ovviamente Mike coi piedi è un centrocampista, Sportiello coi piedi ha dei buoni piedi, speriamo che poi alla fine riesca comunque a portare a termine quello che è il suo compito, ma credo proprio che alla fine sarà così. Quindi la mia idea su Mike è questa: 100%, ok, giochi. 80% fa niente, rimani lì, riposa e ci vediamo mercoledì nella prossima, nella partita dell'infrasettimanale. Io la vedo così e io la penso così, fatemi sapere qua sotto. Poi abbiamo invece il resoconto per quanto riguarda l'infortunio di Pier Kalulu, che dice che purtroppo il giocatore ha una pur piccolissima lesione, la lesione c'è, quindi non ci sarà per le prossime 3 partite. Mister dice è inutile, e qua fa il discorso lui che vi ho fatto io, inutile rischiarlo, teniamolo lì fin quando non è guarito al 100% e poi lo facciamo guarire, lo facciamo dopo la guarigione, lo facciamo giocare. Tra l'altro anche lì nei commenti prima durante la diretta ho letto un sacco di commenti riguardo agli infortuni, come se gli infortuni arrivassero solo nel Milan. Ovviamente questa cosa non è un mal comune mezzo gaudio, ma gli infortuni li ha avuti il Milan muscolari e non li ha avuti solo il Milan, ragazzi. Purtroppo è una piaga, è una piaga che in qualche modo va risolta. Cioè io capisco che non sia facile per chi poi deve organizzare i 50.000 tornei della nazionale, incastrarli con tutti i campionati eccetera eccetera eccetera. Capisco che non sia facile, ma è anche impensabile che i giocatori partano a giugno, a luglio, quando fanno il ritiro, e giochino praticamente ogni 3 giorni per tutto l'anno. Cioè, dai. Credo che sia un'esagerazione del calcio moderno che debba in qualche modo essere affrontata. Capisco che poi dopo, e questo discorso qua dei giocatori che giocano sempre, è anche figlio di quello che vi dicevo prima. Cioè che poi, per forza di cose, devi cambiarli. Prendete Teo. Ragazzi, Teo ha giocato tutte le partite col Milan, ha giocato tutte le partite della nazionale. Praticamente Teo, da quando è iniziata la stagione, ha giocato ogni 3 giorni. E ragazzi, è ovvio che se domani il mister dovesse decidere di fare del turnover e far giocare Florenzi al posto di Teo, per quanto mi dispiaccia il fatto di non partire con i titolari per il discorso che vi facevo prima, capisco che non è che Teo può giocarle tutte. Giocare domani, giocare mercoledì, giocare sabato, giocare mercoledì, giocare sabato, Champions. Raga, cioè non è neanche fisicamente possibile che un giocatore giochi tutte le partite ogni 3 giorni. Allora, parole del mister, andiamo a leggere che cosa dice. Allora, vincere è sempre importante, soprattutto per noi che veniamo da un KO. Non esistono partite facili, la partita va interpretata subito bene. Direi che la considerazione di Pioli in questo caso è corretta. Gli viene chiesto al mister se Musa, Okafor e Florenzi domani partiranno titolari e lui dà una risposta abbastanza criptica e dice: io faccio le mie scelte per vincere. Ho tutti i giocatori che scalpitano, ma è giusto così. Poi c'è sempre la possibilità di cambiare in corsa. Chi gioca meno deve stringere i denti, ma con l'andare avanti della stagione ci sarà spazio per tutti. La squadra in questo momento, lui dice, sta bene, è convinta di quello che fa e vuole giocare la partita. Domani vuole giocare una partita giusta. Poi sguardo un attimo sul Verona. Il Verona sta bene, ha fatto bene contro il Bologna. Loro sono intensi ed aggressivi. Dobbiamo approcciare bene la partita e ovviamente fare i 3 punti. Ragazzi, il Verona è una di quelle squadre che non sai come le prendi. Cioè, potrebbero arrivare a San Siro, essere in completa forma e domani metterti in una difficoltà immane. Ragazzi, in una difficoltà immane, perché entrano, corrono, si difendono e ripartono esattamente come ha fatto l'Inter nel derby.
Oppure potrebbero imbroccare una partita non troppo buona per loro. Ragazzi, lì ti fai... cosa devi fare, ragazzi? Ti fai sempre il segno della croce, tatticamente prepari la partita e speri che il Verona domani non trovi la partita della vita. Ragazzi, lo so, per quanto possa essere... chi ha provato a fare dei lavori a livello ovviamente alto, a livello di professionismo, sa perché per quanto tu ti possa preparare, per quanto tu possa aver studiato l'avversario, c'è sempre l'imprevedibilità dello sport. L'avete visto col Tottenham, raga, facciamo 25 tiri e la palla non va dentro, l'Inter in Champions League fa due tiri, un gol annullato e il gol del pareggio. Ragazzi, c'è sempre l'imprevedibilità dello sport, per quanto tu puoi preparare bene le partite, poi ovviamente c'è sempre quel punto di domanda. Gli viene chiesto di Olivier, perché anche Olivier pare che domani potrebbe avere un turno di riposo, anche lui, dopo andiamo a vedere la formazione. Giroud sta bene, dice il mister, è un giocatore importante per la squadra, però va gestito e ci sarà modo di gestirlo bene, non ha problemi fisici, in questo momento è in ottime condizioni, valuteremo domani che cosa fare. Anche lì, raga, cioè, il discorso che vi facevo per Teo vale esattamente per Oliviero Bombervero. Come puoi pensare a 37 anni di fargliele giocare tutte? È ovvio che domani può darsi che abbia il suo spazio Okafor. O Jovic. Credo Okafor. Jovic ha detto di non essere ancora al 100%, quindi molto probabile che domani magari si parta con Okafor e poi a un certo punto entri Jovic. Non lo so, è una mia idea, ragazzi, non so assolutamente nulla, come vi dico sempre. Io non sono un insider e non perché lavoro lì so delle cose... non so niente, raga, come vi dico da anni. Come valuta il mister l'apporto dei nuovi giocatori? E lui dice molto positivo. Sono ragazzi che hanno qualità, disponibilità e si sono aggregati molto bene. Il tempo di inserimento non è però finito del tutto. Sono ragazzi che arrivano da esperienze diverse, si stanno inserendo bene e sono già pronti per dare il loro contributo. E infatti a un certo punto il mister parla del Chukwu, parla di Chukwueze, di Samu Chukwueze, e dice... dice una cosa e spiega che tatticamente Chukwueze nelle sue altre esperienze era abituato a giocare in un modo diverso. So che questa cosa è sempre vittima di ironie, no? Da parte della solita frangia dei tifosi del Milan a cui non va mai bene niente. Addirittura stamattina, fatemi dire una cosa, ragazzi, ho letto che l'hanno scritto anche sulla pagina i milanisti. Come si fa a criticare delle sponsorizzazioni? Stamattina ho letto sta roba, non volevo credere ai miei occhi. Ma ragazzi, una sponsorizzazione vale l'altra. Cioè, non si deve guardare che tipo di sponsorizzazione. Il Milan ha fatto la sponsorizzazione, ovviamente mi riferisco alle critiche piovute per determinate sponsorizzazioni. Ma cioè, chi se ne frega, ragazzi? Cioè, nel senso, il Milan è un brand che attira un sacco di sponsor e gli sponsor è giusto che si leghino al Milan. Anzi, tanto di cappello e averne altri 100 di sponsor che vogliono venire col Milan. Perché ricordo a tutti una cosa importantissima. Se arrivano gli sponsor, ti pagano i piccioli e i piccioli finiscono sul mercato, quindi benvengano altri 100 milioni di sponsor. Abbiamo giocato 5 partite, su certe cose dobbiamo insistere, su altre dobbiamo ancora crescere. Abbiamo sofferto situazioni che purtroppo noi conoscevamo. Dobbiamo trovare dei miglioramenti, assolutamente. Parla di Jovic il mister e dice: ha avuto un'estate molto difficile, ci manca un po' di ritmo, ma può avere un grande minutaggio, crescerà, è uno che sa giocare a calcio e ci darà molte soddisfazioni. Segnatevela, ragazzi, questa cosa su Jovic, segnatevela. Può avere un grande minutaggio, quindi vuol dire che può avere tanti minuti entrando al posto di Oliviero o entrando al posto di Okafor. È un giocatore che sa giocare a calcio e ci darà molte soddisfazioni. Speriamo, ragazzi. Poi, andando avanti, vabbè ragazzi, poi le altre le cose. Il Newcastle ha chiuso una pagina, no? Il Newcastle faceva parte della prima partita di Champions League. Gli amici del nuovo castello, volevamo vincere ma ci sono state tante cose positive. Vabbè, ne abbiamo già parlato. Poi Reinders può far rifiatare Krunic, e qua vi porto sul tema di questo video. Potrebbe giocare in quella posizione, così come Adli. Poi vedremo quando sarà necessario far rifiatare Krunic. Noi non siamo dipendenti da nessun singolo giocatore. Questo credo che siano delle parole importanti, perché ci fanno capire che il Milan, il nostro Tigiani Power Rangers, lo vede anche lì. Cioè lo vede anche davanti alla difesa al posto di Krunic.
Vediamo che scelte verranno fatte. Non lo so, ragazzi, la partita di domani, anzi scusate, la formazione di domani rimane un mega super punto di domanda. Vediamo che cosa succede. Ultime cose che vi volevo leggere prima della formazione, una sono le parole di Vidal. Me l'avete girate tutti. Ho visto la partita peggiore nella storia tra Champions League, tra Milan e Newcastle, dice lui. Non come quella tra Porto e Shakhtar che è stata grandiosa. Noioso il City, come sempre. Quella tra Paris Saint-Germain e Borussia, il secondo tempo è stato bello, nel primo tempo mi ha fatto schifo. Quelli sono tutti scoglionati, scusate la parola, ma è esattamente quello che dice lui. Del Milan e il Newcastle mi ha lasciato male, mi hanno lasciato male la partita. Boh, ragazzi, io al netto delle dichiarazioni di Vidal, qualche parolaccia che come sapete non condivido mai, non mi piacciono le parolacce pubbliche perché ovviamente ti possono sentire anche dei bambini, quindi non mi piacciono mai queste cose. Con tutto il rispetto per Arturo Vidal, la partita peggiore della storia tra Milan e Newcastle l'ha vista soltanto lui. Il Milan ha fatto la propria partita, nel primo tempo potevamo fare 4-5 gol, non li abbiamo fatti, polli noi che non li abbiamo fatti, ma dire che la partita tra queste due squadre sia stata la partita peggiore della Champions, mi sa che Vidal si è perso un bel po' di partite. Poi vi volevo riportare, ragazzi, le parole di Loftus-Cheek, perché due momenti dell'intervista rilasciata, sapete che ieri c'è stato questo incontro con Off-White a San Siro, e ha detto delle cose. Tra tutte le cose che ha detto, mi sono salvato queste due cose che volevo riportare a voi. La prima dice: come sto? Lui dice: io fisicamente è la prima volta che giochiamo una partita infrasettimanale, ovviamente si riferisce a quella di Champions, ed è normale a volte avvertire un po' di fatica. Le partite sono molto intense, ma ripeto quello che ho già detto in altre conferenze: a inizio stagione è normale, la mia era solo fatica, mi sento bene e mi sto riprendendo per essere pronto per la prossima partita. Quindi raga, non so da dove arrivino tutte le speculazioni uscite nelle ultime ore, non voglio neanche fare nomi perché non mi interessa. Io riporto soltanto quelle che sono le parole ufficiali, non c'è nessun insider, non c'è nessuno che sa queste cose, raga, ve l'ho detto una miliardata di volte. Le parole di Loftus-Cheek sono queste: io sto bene, sono pronto per la prossima partita, punto. Detto ieri sera alle ore 22, punto. Questa è la pura e unica verità. Poi tutte le altre speculazioni che vengono fatte, col massimo rispetto evidentemente per chi le ha dette e non dette, scritte e non scritte, queste sono le parole che arrivano direttamente da lui. L'altra cosa che mi ha colpito delle parole di Loftus, adesso guardiamo la formazione del nostro Ruby Rubacuori, è che io mi guardo intorno e ancora resto stupito dalla grandezza del Milan e della sua storia. Guardo tutto questo e penso che io possa giocare qui ogni settimana, ringrazio per poter giocare qui ogni settimana e solo Dio sa per quanto. Quindi sono davvero molto felice di tutto ciò. Questo sembra davvero, vabbè, dice un bel evento e parla dell'evento, insomma, che hanno visto ieri. Formazione, ragazzi, siamo... Allora, la formazione di domani, ragazzi, è un tiro di dadi, perché nessuno oggi può dire quali saranno le scelte. Partiamo dal portiere, Sportiello, 99 su 100. Calabria, 99 su 100. Ciao, forse, perché potrebbe anche giocare Kier. Non lo so, ragazzi, sto ipotizzando. Tomori, 99 su 100. Florenzi al posto di Teo, 99 su 100. Reinders, 99 su 100, visto il fatto che ha riposato martedì. Krunic, non lo so, ragazzi. Qua la Gazzetta lo mette. Non lo so. Dopo le parole del mister, non mi meraviglierebbe vedere un Adli titolare. Sinceramente. O un Reinders... Reinders centrale, Musa da una parte e Krunic dall'altra o un Pobega dall'altra. Non lo so, ragazzi, non lo so. Anche lì Tommy Pobega ha giocato martedì. È veramente un tiro di dadi la formazione di oggi. In avanti potremmo dire che sicuramente Pulisic giocherà sulla destra. Dall'altra parte gioca Rafaleao. Credo. Pulisic 99 su 100. Dall'altra parte gioca Rafaleao, lo scopriremo dopo. E come punta, credo che domani Oliviero Bombervero riposerà. Intanto sta uscendo il sole proprio mentre dico
Okafor punta titolare. Quindi ragazzi, speriamo che sia di buon auspicio e speriamo che domani Okafor faccia gol, ragazzi. Speriamo, dite incrociate. Ragazzi, vi saluto, vi ricordo nel primo commento trovate il link diretto al mio primo video del secondo canale, l'avete guardato in più di 2000 persone nelle prime 24 ore, raga, come faccio a non ringraziarvi? Che mi seguite sempre in tutte le mie pazzie, sto scrivendo i video nuovi, sto scrivendo un video di musica adesso, ragazzi, per il secondo canale, vi piacerà un sacco, so che vi piacerà un sacco, perché siete dei nerd come me. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, come sempre è stato un piacere. Forza Milan, vada via il Kiel Inter e ci vediamo domani per il video giornaliero, no, perché il Milan gioca alle 15, poi ci vediamo quindi per il video post partita. Io sono a San Siro, quindi non so se riuscirò a farlo subito, perché chi va a San Siro lo sa, è impossibile caricarlo. Vedremo poi che cosa sarà, al massimo torno a casa, ve lo giro qua, raga, che già fa, se là non prende il telefono. Un saluto a tutti, forza Milan, vada via il Kiel Inter, ciao!